Ah, sapete che a me ogni tanto piace farvi delle domande, pungolarvi, stimolarvi un attimino, vedete che cosa ne pensate, come rispondete e poi eventualmente facciamo quei bei botta e risposta. E oggi ho sentito la conferenza di Luciano Spalletti, gli hanno chiesto se voleva, se avrebbe allenato la Juventus e lui, logicamente da professionista qual è, ha detto che lui allenerebbe qualsiasi squadra. È normale che sia così. Soltanto Capello disse che lui per quello che aveva fatto non gli interessava allenare la Juventus, fuorché poi andarci l'anno dopo di nascosto alla Chetichella. E va bene. Quindi stima massima per Luciano Spalletti. E poi nel pomeriggio ci siamo visti la semifinale d'andata di Coppa Italia. La Roma ha battuto 1-0 l'Inter col gol di Tumminello. Tutta questa situazione mi ha fatto riflettere un attimino e mi ha fatto sorgere questa domanda che adesso vi giro a voi. E due campionati e due Supercoppe italiane. Questo è il curriculum di Alberto De Rossi. Eventualmente, se Spalletti decidesse di non rinnovare per i tanti motivi che possiamo immaginare. E siccome i giovani, lo sappiamo tutti, sono il punto di forza, la ricchezza più grande di una squadra, il vivaio, eventualmente uno che conosce così bene il vivaio giallorosso, Alberto De Rossi, potrebbe, secondo voi, sarebbe giusto, sarebbe giunto il momento di fare questo benedetto salto di qualità. E qui ci stanno allenatori che non hanno fatto un cazzo di gavetta, come Simone Inzaghi, come anche lo stesso Montella, se vogliamo, che si sono ritrovati dall'oggi al domani su una panchina di Serie A. E poi ci sono rimasti, sono stati abili loro, per carità, tutto ciò che vuoi. Lo stesso Inzaghi, ne potrei dire altri, insomma. Ma uno che invece si è fatto anni e anni di gavetta, riportando anche successi importanti e lanciando fior fior di talenti, non sarebbe opportuno dargli questa opportunità, per l'appunto? Voi che ne pensate? Scrivete sotto nei commenti, poi ne parliamo e condividete il video, mettete like e iscrivetevi al canale.